Decameron, nona giornata, quarta novella. Con grandissime risa di tutta la brigata erano state ascoltate le parole da Calandrin dette della sua moglie. Ma, tacendosi Filostrato, nei file, siccome la reina vuole, incominciò. Valorose donne, se egli non fosse più malagevole agli uomini il mostrare altrui il seno e la vertù loro, che sia la giochezza e il vizio in vano si faticherever, molti impor freno alle loro parole. E questo, v'assai manifestato la stoltizia di Calandrino, al quale di niuna necessità era a voler guerire del male che la sua semplicità gli faceva a credere che egli avesse. I segreti diletti della sua donna in pubblico a dimostrare. La qualcosa una a sé contraria nella mente marecata, cioè come la malizia d'uno il senno soperchiasse d'un altro, con grave danno e scorno del soperchiato, il che mi piace di raccontarvi. Erano, non sono molti anni passati, in Siena, due già per età compiuti uomini, ciascuno chiamato Cecco, ma l'uno di Messere Angiulieri e l'altro di Messer Forte Errigo. Li quali, quantunque in molte altre cose male insieme di costumi si convenissero, in uno, cioè che Ammenduni, li loro padri, odiavano, tanto si convenivano, che amici ne erano divenuti e spesso n'usavano insieme. Ma parendo all'Angiulieri, il quale e bello e costumato uomo era, mal di morare in Siena della provisione che dal padre donata gli era, sentendo nella marca d'Ancona esser per legato del Papa venuto un cardinale che molto suo signore era, si dispose a volersene andare a lui, credendone la sua condizion migliorare. E fatto questo al padre sentire, con lui ordinò d'avere a un'ora ciò che in 6 mesi gli dovesse dare, acciò che vestirsi potesse e fornir di cavalcatura e andare orrevole. E cercando d'alcuno, il quale sé come nar potesse al suo servigio, venne questa cosa sentita al Forte Arrigo, il quale di presente fu all'Angiulieri e cominciò, come il meglio seppe, a pregarlo che seco il dovesse menare e che egli voleva essere fante e famiglio e ogni cosa e senza alcun salario sopra le spese. Al quale l'Angiulieri rispose che menar non volea, non perché egli non lo conoscesse bene a ogni servigio sufficiente, ma perciò che egli giucava e oltre a ciò si inebriava alcuna volta. A che il Fortarrigo rispose che dell'uno e dell'altro senza dubbio si guarderebbe e con molti saramenti gliele affermò tanti prieghi sopraggiungendo che l'Angiulieri, siccome vinto, disse che era contento. E, entrati una mattina, in cammino a Menduni a desinar, n'andarono a buon convento, dove, avendo l'angiulier desinato e essendo il caldo grande, fattosi acconciare un letto nell'albergo e spogliatosi, dal Fortarrigo aiutato s'andò a dormire e dissegli che come nona sonasse il chiamasse. Il Fortarrigo, dormendo l'angiulieri, se n'andò in sulla taverna e quivi, alquanto avendo bevuto, cominciò con alcuni a giucare. Lì qua, in poca d'ora, alcuni denari che gli aveva avendogli vinti, similmente quanti panni egli aveva indosso gli vinsero. Onde egli, desideroso di riscuotersi, così in camicia come era, se n'andò là dove dormiva l'angiulieri, e vedendolo dormir forte, di borsa gli trasse quanti denari egli avea, e al giuoco tornatosi, così gli perdé come gli altri. L'angiulieri, destatosi, si levò e vestissi e domandò del Fortarrigo, il quale, non trovandosi, avvisò l'angiulieri lui in alcun luogo ebbro dormirsi, siccome altra volta era usato di fare, perché, deliberatosi di lasciarlo stare, fatta mettere la sella e la valigia a un suo pallafreno, avvisando di fornirsi d'altro familiare a Corsignano, volendo per andarsene l'oste pagare, non si trovò denaio, di che il rumor fu grande e tutta la casa dell'oste fu in turbazione, dicendo l'angiulieri che egli là entro era stato rubato e minacciando egli di farneli tutti presi e andare a Siena. Ed ecco venire in camiscia il Fortarrigo, il quale per torre i panni, come aveva fatto i denari, veniva. E veggendo l'angiulieri in concio di cavalcar, disse:
Che è questo, Angiulieri? Vogliancene noi andare ancora? Deh, aspettati un poco. Egli deve venir qui testeso uno che appegno il mio farsetto per 38 soldi. Son certo che egli ci renderà per 35 pagando il testè. E durante ancora le parole, sopravvenne uno, il quale fece certo l'Angiulieri il Fortarrigo essere stato colui che i suoi denari gli aveva tolti, col mostrargli la quantità che egli aveva perduti. Per la qual cosa l'Angiulier turbatissimo disse al Fortarrigo una grandissima villania, e se più d'altrui che di Dio temuto non avesse, gliel'avrebbe fatta, e minacciandolo di farlo impiccar per la gola o fargli dar bando delle forche di Siena, montò a cavallo. Il Fortarrigo, non come se l'Angiulieri a lui ma a un altro dicesse, diceva: «Deh, Angiulieri, in buon'ora, lasciamo stare ora costette parole che non montan cavelle. Intendiamo a questo. Noi riavrem per 35 soldi ricogliendo il testè, che indugiandosi pure di qui a domani, non ne vorrà meno di 38 come egli me ne prestò. E fammene questo piacere, perché io li misi a suo senno. Deh, perché non ci miglioriamo noi questi 3 soldi?» L'Angiulieri, udendolo così parlare, si disperava e massimamente veggendosi guatare a quelli che v'erano d'attorno, li quali parea che credessero non che il Fortarrigo i denari dell'Angiulieri avesse giocati, ma che l'Angiulieri ancora avesse dei suoi, e dicevali: «Che ho io a fare di tuo farsetto che ha piccato sì e tu per la gola, che non solamente m'hai rubato e giocato il mio, ma sopra ciò hai impedita la mia andata e anche ti fai beffe di me!» Fortarrigo stava pur fermo, come se a lui non dicesse, e diceva: «Deh, perché non mi vuoi tu migliorar quei 3 soldi? Non credi tu che io te gli possa ancor servire? Deh, fallo, se ti cal di me. Perché hai tu questa fretta? Noi giungeremo bene ancora stasera, a buon'ora, a Torrenieri. Fa trova la borsa. Sappi che io potrei cercar tutta Siena e non ve ne troverei uno che così mi stesse ben come questo. Ed a dire che il lasciassi a costui per 38 soldi, egli vale ancora 40 o più. Sì, che tu mi pigioreresti in 2 modi. L'Angiulieri, da gravissimo dolor punto, veggendosi rubare da costui e ora tenersi a parole, senza più rispondergli, voltata la testa del pallafreno, prese il cammino verso Torrenieri, al quale il Fortarrigo, in una sottil malizia entrato, così in camiscia cominciò a trottar dietro, ed essendo già ben 2 miglia andato pur del farsetto pregando, andando nell'Angiulier forte per levarsi quella seccaggine dagli orecchi, vennero veduti al Fortarrigo lavoratori in un campo, vicini alla strada dinanzi all'Angiulieri, a quali il Fortarrigo, gridando forte, incominciò a dire: «Pigliatel! Pigliatelo!» Perché essi, chi con vanga e chi con marra, nella strada paratesi dinanzi all'Angiulieri, avvisando che rubato avesse colui che in camicia dietro gli veniva gridando, il ritennero e presono, al quale, per dir loro chi egli fosse e come il fatto stesse, poco giovava. Ma il Fortarrigo, giunto là, con un mal viso, disse: «Io non so come io non t'uccido, ladro disleale che ti fuggivi col mio!» E a villani rivolto disse: «Vedete, signore, come egli m'aveva nascostamente partendosi lasciato nell'albergo in arnese, avendo prima ogni sua cosa giocata. Ben posso dire che per Dio e per voi io abbia questo cotanto riacquistato, di che io sempre vi sarò tenuto.» L'Angiulieri diceva egli altresì, ma le sue parole non erano ascoltate. Il Fortarrigo, con l'aiuto dei villani, il mise in terra del palafreno e, spogliatolo dei suoi panni, si rivestì e, da caval montato, lasciato l'Angiulieri in camiscia e scalzo, a Siena se ne tornò, tutto dicendo: «Se
il palafreno e i panni aver vinti all'Angiulieri. L'Angiulieri, che ricco si credeva andare al cardinal nella marca, povero e in camiscia si tornò a buon convento. Né per vergogna a quei tempi ardì di tornare a Siena, ma stati li panni prestati, in sul ronzino che cavalcava forte Arrigo, se ne andò ai suoi parenti a Corsignano, coi quali si stette tanto che da capo dal padre fu sovvenuto. E così la malizia del forte Arrigo turbò il buon avviso dell'Angiulieri, quantunque da lui non fosse al luogo e da tempo lasciata impunita.